Buongiorno a tutti e benvenuti a Big Basket. Nel caos delle chiusure del governo è rientrato anche gran parte dello sport che dove continua lo farà a porte chiuse. Oggi però c'è anche una bella soddisfazione data dalla Carpegna Prosciutto Basket Pesaro che viene dal importante Blitz di Roma. Partiremo con il campionato di Serie B e parlando eh, di una squadra eh, sempre molto importante, una piazza storica che è l'Aristo Pro Fabriano e lo faremo assieme al suo allenatore Lorenzo Panza. Bentornato. Grazie e buongiorno. Alla mia sinistra l'altro coach nel nostro studio è naturalmente Andrea Pecchia. Grazie, buongiorno a tutti, buongiorno Lorenzo, buongiorno Camilla. Lorenzo, la tua idea di lavoro di squadra e di sacrificio è ormai un marchio di fabbrica di Fabriano. Tu eh, durante l'estate hai prolungato il tuo contratto fino al 2022, con possibilità di estensione fino al 2023, sei ormai un marchigiano acquisito, sei una garanzia e l'anno scorso, al momento dello stop del campionato, eravate primi in classifica. Eh, sì, sì è stata una, una, una brutta botta. Eh, al di là del momento storico, chiaramente che era difficile per, per tutti, noi in quel momento lì stavamo andando molto bene, avevamo sensazioni molto, molto positive, era un gruppo molto, molto compatto, molto solido sia tecnicamente che umanamente, interrompere in quel modo lì ci ha lasciato, ci ha lasciato il segno. È stata un'estate particolare, come, come, come per tutti. Eh, sono molto contento dell'estensione del contratto perché, perché penso che sia un segnale importante anche di, di programmazione del club stesso. E è chiaro che adesso questo programma speriamo di poterlo sviluppare, eh, che forse è la cosa più, più importante. Sono state eh, interrotte molte partite, sono state sospese diverse gare di Supercoppa. A un certo punto erano 14-32, poi sono anche aumentati questi numeri. E eh, come abbiamo detto, si gioca a porte chiuse. Per Fabriano, naturalmente, è un bel colpo, visto che eh, ci sono sempre notoriamente migliaia di persone al Palace, quindi una delle più penalizzate. Eh, sui social, Lorenzo, ti seguo e ti vedo anche abbastanza critico e duro nei confronti delle disposizioni del governo. Ma io non. Guarda. Non sono critico nei confronti delle disposizioni, sono critico eh, nei confronti di quello che è stato fatto nei sei mesi di mm, chiamiamola calma, ecco, dopo, dopo il primo momento in cui onestamente è stato uno tsunami per tutti, comprensibilmente, e quindi si è dovuti ricorrere a misure drastiche che forse sono quelle che hanno salvato la pelle a, a migliaia di persone. Poi però ci sono stati mesi per riorganizzare tante tante cose e, e dopo mesi e mesi il fatto di eh, aver molto poco pensato a quello che poteva essere prevenzione, e parlo di trasporti pubblici, parlo di potenziamento banalmente dei posti letto negli ospedali, parlo di non aver pensato a qualcosa di diverso per la scuola che non sia i banchi con le rotelle che tanto avrei voluto provare io i miei tempi a scuola. Penso che sia qual qualcosa che non deve appartenere a un paese che vuole essere evoluto poi è chiaro che adesso c'è di nuovo l'emergenza, per cui se dobbiamo richiudere, richiuderemo. Mi spiace particolarmente che non abbiamo utilizzato il tempo a disposizione secondo me nel miglior modo corretto. Servivano dei protocolli anche per i dilettanti, quindi la 2 e la B che sono puntualmente arrivati in settimana. Per voi un tampone ogni 14 giorni naturalmente è anche un costo per le società, oltre che poi uno stress per i giocatori. Ma guarda, io penso che il tampone deve entrare a far parte della nostra vita eh, se vogliamo fare questo, questo mestiere. Anzi, io in questo, così almeno faccio il rompiscatole, sono molto critico nei confronti del tampone ogni 15 giorni perché il tampone settimanale è l'unica cosa che può permettere anche un contact tracing puntuale. E eh, permettere anche ad eccezione di Focolai, particolare all'interno di una squadra, di trattare il positivo al Covid come un infortunato, quindi di andare a giocare la partita senza il positivo al Covid, come fino all'anno scorso si andava senza un giocatore infortunato. E invece il tampone ogni 15 giorni non lo permetterà, perché le ASL stesse saranno quelle che fermeranno le partite nel momento in cui ci sarà un positivo. E quindi penso che sia una di quelle mezze misure... Un po' all'italiana che per andare a risparmiare un costo di circa 4.000 euro in un anno, poi alla fine creeranno solo dei problemi. In Serie A con sei professionisti disponibili si gioca, in serie B quanti positivi servono per poter rimandare una partita? No, si può andare a giocare in 8, okay. si può andare a giocare in 8, e anche da questo punto di vista dovremmo metterci tutti nell'ottica di essere pronti ad andare a giocare delle partite, magari anche importanti, con tante assenze. Ma se vogliamo giocare, questa è l'unica strada. Andrea, è uno stilicidio con tutti questi rinvii, i campionati di Serie A2 e B partiranno con una settimana eh, di ritardo, il 22 novembre invece del 15, eh, c'è chi vorrebbe addirittura far slittare la partenza a gennaio e lunedì se ne parlerà proprio in un'assemblea? Sì, prima di tutto voglio dire che sono molto più secco di quello che si vede in TV, ma... <ride> la televisione detto ingrassa. Dalla regia ehm. Francesco, per cui lo dico ai telespettatori, non sono così... Ma è, è praticamente l'immagine che si vede <ride> e siamo tutti molto più, più secchi. Tornando a noi, eh, la situazione in evoluzione, chiaramente eh, c'è chi, eh, giustamente, come dice Lorenzo, cosa si è fatto in questo periodo, c'è chi ha cominciato a credere che il virus fosse morto o comunque sia non fosse così intenso e ci sia un po' cullati sugli allori oggi che torna il periodo delle influenze sta riaumentando in maniera drastica quindi il problema è semplicemente che in Italia abbiamo problemi con le, eh, diciamo con le sale di rianimazione questa è la storia, di conseguenza non vogliono questo, vogliono evitare questo c'era da fare tantissime cose ma forse in Italia mancano i soldi quindi è questo il problema che disperatamente non possiamo raddoppiare le corse dei pullman, dei tram, eccetera, e questo è comprensibile da un lato, triste dall'altro. Quindi sarà difficile, la situazione che si va a discutere per il basket la prossima settimana è una situazione secondo me molto in evoluzione, nessuno si aspettava un tale ripartenza, io eh, sono stato il primo che dissi a giugno non provate a pensare di fare basket fino a gennaio, perderemo solo tempo, lo dissi a tutti però e giustamente qualcuno mi disse no, dobbiamo ripartire e poi se, se la cosa è male è male. Siamo a questo punto che in realtà dobbiamo aspettare, secondo me, non prima di gennaio, che è quello che è successo l'anno scorso, perché poi nel clou delle influenze tra quelle che sono stagionali e quelle dovute al virus ci si farà un'idea. Quelle del virus sono pericolose, quelle stagionali no. Lo sport guarisce, non ammala. È una delle frasi più belle che ho letto su uno striscione durante una manifestazione in piazza, proprio a Pesaro, da parte mm -hmm. delle... Categorie più colpite? Allora, da un punto di vista psicologico, assolutamente sì: lo sport ti dirida no, con il fatto della serotonina, con tante sostanze chimiche che ti danno ottimismo, ti aiuta a superare delle fasi particolari. Da un punto di vista fisico, c'è un'alimentazione perfetta da dover rispettare. E addirittura c'è chi dice che cominciano a venire fuori delle diete specifiche che aiuta a prevenire eh, o a curare il coronavirus. Indubbiamente dobbiamo utilizzare entrambi che è la dieta giusta insieme allo sport. Quindi sicuramente il movimento fatto con la mascherina se si è in prossimità di persone, se si è isolati in montagna o in campagna si può anche non usare la mascherina e quindi bisogna prevenire tutto ciò facendo uno sport che comunque sia per il momento è quello individuale, non si può se non con i congiunti, cioè quindi con i parenti più stretti o amici che si vive insieme, eh, poter praticare l'attività. Parliamo un po' del nostro ospite e della sua squadra. Non so se hai seguito, se hai visto all'opera Fabriano, coach Panza è giovanissimo, classe 82, è stato coach dell'anno nel 2014-2015, ha vinto una Coppa Italia nel 2018 con Tortona e ha tutto per far bene anche quest'anno. Sicuramente Fabriano se è innamorata, la società sicuro, la città sicuro, ha avuto modo di lavorare in una, secondo me, delle piazze più desiderose di tornare in Serie A. Il lavoro che stavano facendo era un lavoro importante, ha dimostrato che possono arrivare eh, fino in fondo, quindi giustamente Fabriano ha deciso di confermarlo non solo per l'anno in corso, ma per l'anno che viene successivamente, chiaramente, e, e è un'ottima scelta perché programmare significa volere una cosa nel tempo, se non quest'anno, l'anno dopo, se non l'anno dopo, fra tre anni, ma comunque sia, Fabriano è tornata ad essere quella che era negli anni prima che retrocedesse alla serie A. Alla, alla serie B cioè l'ultimo anno che ho allenato io a Fabio. <ride> <ride> Giusto a sottolinearlo. Eh, Lorenzo parlaci un po' della tua squadra e delle sue potenzialità eh, partendo dal fatto che eh, ho letto non sostituirete Andrea Scanzi che si è infortunato al polpaccio non rientrerà per sei settimane. Sì ma eh, sì, adesso Andrea è in via di guarigione in realtà contiamo in caso di partenza regolare del campionato, magari non per la prima, ma già per la seconda di averlo. È una squadra, è una squadra in cui abbiamo cercato di confermare, eh, e ci siamo riusciti, eh, quattro giocatori, eh, un po' per scelte tecniche, un po' per logiche di mercato e scelte personali, eh, sono usciti dei ragazzi dell'anno scorso, abbiamo cercato di andare a toccare quelle, quelle cose che ci sembrava. Mancassero l'anno scorso, eh, abbiamo inserito mh, giocatori eh, che hanno giocato un grande campionato l'anno scorso, come Andrea Scanzi, come, come Francesco Papa. Siamo riusciti a strappare eh, Roberto Marulli ai corteggiamenti della, della A2. Eh, siamo andati a cercare anche tre ragazzi molto giovani ma che ci stanno veramente dando delle, delle belle soddisfazioni in questo, in questo primo periodo. Il problema più grosso è valutare in questo momento la crescita della squadra in un contesto così difficile. Noi abbiamo fatto due settimane di allenamento fino al venerdì pensando di giocarla domenica e poi il venerdì scoprire che non avremmo potuto giocare due settimane a fila siamo stati 18 giorni senza giocare quindi in questo momento il mio problema più grosso è valutare quanto effettivamente stiamo crescendo o non stiamo crescendo il problema più grosso della squadra senza le partite ovviamente è acquisire un'identità un propria e quindi anche da questo punto di vista il famoso campionato del covid ci sta mettendo davanti a, a delle problematiche che negli anni scorsi, ovviamente, non, non avevamo mai avuto. Ecco, mm -hmm. Quindi, l'infortunio di Andrea, pur essendo un infortunio ovviamente di un giocatore per noi fondamentale, quasi in questo momento storico, viene sminuito dal problema più generale che abbiamo. Ecco. Finora avete disputato due partite in Supercoppa sì. contro Empoli e contro Chiusi, proprio in infrasettimanale. Il in recupero promuovi tu i tuoi ragazzi? Sì, anche perché ripeto: soprattutto una partita contro chiusi, arrivavamo da 18 giorni senza partite e avevamo di fronte una squadra molto, molto solida. È il progetto di seconda squadra della Raya Venezia, una squadra costruita per provare subito a vincere il campionato è stata una partita veramente molto molto tosta sia da un punto di vista fisico che anche da un punto di vista tecnico eh, siamo anche andati molto in difficoltà e abbiamo avuto una bellissima reazione quindi la sensazione è che anche quest'anno abbiamo un gruppo mentalmente solido però al momento parliamo di sensazione mm -hmm. Ancona è la prima marchigiana che si è qualificata per gli ottavi di finale in vista poi delle finali eh, di 100 dal 13 al 15 novembre sono un obiettivo per voi? Guarda, per noi in questo momento l'obiettivo forse fa ridere e sembra che io voglia mettere le mani avanti, ma per noi adesso il prossimo obiettivo è riuscire a giocare la partita di mercoledì con Firenze uh -huh. senza avere nel frattempo altri intoppi di positivi o non positivi. Dobbiamo viverla così purtroppo. E per cui il nostro primo obiettivo è giocare questa maledetta partita mercoledì per verificare. Quanti passi in avanti e indietro abbiamo fatto? Eh, se poi questa partita ci consenterà di qualificarci agli ottavi di finale, molto bene. Ma noi oggi eh, siamo a fine ottobre, in realtà è come se fosse inizio settembre di una stagione normale. Quindi al momento voglio lasciare al risultato il tempo che trova. Ah sì, non è facile, ma bisogna abituarsi. Adesso è il momento di fermarci, c'è il nostro consueto tema pubblicitario. Non andate via perché torniamo tra pochissimo. Bentornati a Big Basket, seconda parte della nostra trasmissione assieme lead coach dell'Aristopro Fabriano Lorenzo Panza e al nostro tecnico Andrea Pecchia. Eh, Lorenzo, parliamo di questo campionato, eh, del vostro girone. Eh, che appunto comprende eh, diverse squadre anche marchigiane. Voi comincerete il 22 novembre con Senigallia. Eh, La 2 è un traguardo al quale guardate? Ma noi non ci siamo mai nascosti e, e non lo facciamo. Eh, ripeto, già l'anno scorso, in un anno zero, un pensierino. Poi eh, stagione in corso l'abbiamo fatto. Eh, già quest'estate ci sono state. Eh, richieste di ripescaggio per noi ma il desiderio societario è di conquistarsela sul campo quindi è chiaro che noi quest'anno partiamo con l'ambizione di andare fino in fondo poi come al solito, dire, Andrea lo sa so meglio di me, tra il vincere il campionato e perdere il campionato un maledetto punto, un infortunio, quest'anno un'influenza, cioè, <ride> voglio dire... Eh, però l'ambizione sicuramente c'è. Ripeto, questo è un anno davvero troppo particolare in cui non mi stupirei di eh, vedere tante sorprese, sia da un punto di vista dei risultati eh, durante l'anno che dei risultati finali. E nella speranza, è veramente banale dirlo, di poter essere qui. Tra tre settimane, tra un mese e mezzo, a giugno, a parlare di quello che avrà detto il campo, perché il poter giocare in questo momento vince su tutto. Ah, sì. Le altre Marchigiane hanno qualcosa in meno di voi e dove possono arrivare? Ma Adesso qualcosa in meno o in più è difficile, è difficile a dirsi. Penso che Ancona abbia costruito una squadra veramente con grande, con grande raziocinio eh, e con ambizione. Uh, penso che Senigallia, Montegranaro, Civitanova Siano tutte squadre che uh, Con la disponibilità del budget che avevano Abbiano costruito tutte squadre veramente uh, interessanti Iesi stessa uh, Insomma, come al solito Poi la Serie B da questo punto di vista è veramente la regola Ma uh, l'equilibrio penso che, che ci sarà eh, no, non voglio usare la, la, la parola falsata ma rischia un po' di essere un campionato da un punto di vista sportivo ecco non falsato ma molto condizionato da quello che saranno le, le evoluzioni di, della situazione sanitaria dire, oggi mentre parliamo ci sono squadre che hanno 6-7 positivi sì. partire dalla 1 a parlare di ne a 8 a, a scendere a Pistoia con 7 positivi ad arrivare a Umenia che fino a ieri aveva 6 positivi si vocifera di una squadra marchigiana con 6 positivi e tutto ciò vuol dire una settimana, dieci giorni, senza, senza poter neanche lavorare, senza poterti allenare, quindi... Beh, il virus è assolutamente democristiano in questo senso. Esatto, <ride> e già la parola stessa mi innervosisce, e quindi <ride> sarà... Per forza di cose, un, un campionato condizionato non solo dalla qualità delle squadre, non solo dalla qualità del lavoro, ma anche dalla situazione sanitaria. Mm -hmm. Bella marchigiana con 6 positivi, ma devi dire dopo. Eh, <ride> <la telecamera spenta>. <ride> <Okay>. <ride> Andrea, ti porto su Pesaro. La Carpegna Prosciutto ha eh, sbancato il Palaeuro per 84 a 69, tirando da 3 con il 42%, 7 giorni dopo il 12% dall'arco registrato con Trento. E Massano in trasferta saranno al meglio di sé secondo me quest'anno Pesaro avrebbe fatto divertire tantissimo i suoi tifosi però eh, sappiamo quello che sta succedendo, non possiamo lamentarci più di tanto. Eh, doppia vittoria per Pesaro, indubbiamente è un qualcosa che dà morale e quindi si permetterà a Pesaro finalmente di lavorare bene in allenamento, di non avere quell'acido che negli ultimi anni aveva sempre condizionato poi anche eh, l'ambiente e quindi di conseguenza lo staff, i giocatori. Eh, Pesaro sta andando bene. Diciamo che Roma forse non era l'avversario, poi così tenace e, e difficile da battere, ma eh, Pesaro ha fatto una grandissima partita. Sui singoli mi, mi permetto di non esprimermi più di tanto perché questa settimana ho visto soltanto la partita Trento-Cremona, quindi Pesaro non potrei andare tantissimo sui singoli, uh -huh. però ti posso dire che comunque sia, sono contento che quest'anno Pesaro dirà la sua in campionato e lo sta dimostrando malgrado, ecco vabbè, quella di Roma è una partita un po' così così, però andiamo avanti vediamo quello che succede. Beh, un singolo nome te lo faccio io, eh, obbligatoriamente quello di Tyler Kane, che eh, fino ad ora è il miglior pivot del campionato, l'unico ad aver messo insieme tre doppie doppie, è il terzo della Serie A per minuti giocati, va sempre in doppia cifra, è il primo rimbalzista. Insomma, chi non, è il primo, non è il primo anno che Pesaro comunque sia, sceglie un giocatore sotto le plance che poi lancia in Europa e addirittura potrebbe diventare un giocatore NBA in futuro. In questo caso quest'anno la scelta è stata ottima e sicuramente, come ti dicevo l'altra volta, l'asse che passa dal play al pivot poi con tutti i giocatori intorno possono fare un'ottima squadra è allenata anche da un allenatore che secondo me ha anche molta fame di dimostrare il suo valore, quindi indubbiamente c'è un insieme di cose che portano Pesaro ad essere una variabile attualmente positiva che addirittura non sappiamo dove possa arrivare. No? Quindi Pesaro ha tutto quello che gli può servire per fare una bella stagione, una grande stagione. Al momento la scelta su parlare del lungo è un'ottima cosa perché dà quella... Quella realtà nei possessi di palla che a una squadra come Pesaro gli serve tantissimo, a partire dai rimbalzi e quindi a partire dalla difesa. Roma abbiamo detto ha diversi problemi, extra basket, non sappiamo se eh, finirà la stagione con lo stesso roster e se troverà acquirenti, naturalmente glielo auguriamo per aiutare eh, il patron Totti, sarebbe molto importante, ecco, che non ci sia anche un fuggi fuggi. Eh, Andrea il blocco dell'associazione di cui si continua a parlare eh, potrebbe aiutare anche per contenere i costi, per dare spazio ai giocatori italiani bah sì da un lato non dall'altro perché a livello economico le società hanno bisogno di soldi, io penso quello che succede a Fabriano giocare a porte chiuse è una maledizione incredibile per la società perché eh, quella realtà lì Fabriano che ha nel pubblico la forza, eh, alla società non gli dà possibilità di fare cassa, quindi possiamo far giocare gli italiani come gioco forza e va bene per un futuro che dovrà arrivare, ma attualmente rischiamo di perdere alcune società, quindi, ci sono, no? eh, ne parlavamo, non mi, ricordo, non mi ricordo, se nella prima puntata un conto è prendere il giovane e ci lavoro e ci scommetto e quindi lo fa giocare, un conto è dover far giocare il giovane come gioco forza, no? sono due cose diverse. Quindi se questa è la, la verità, quella di dover far giocare per forza un giovane perché non ho i soldi e non è positivo secondo me è negativo. Invece se io decido che quel giovane, io società, io allenatore, credo in quel giovane, ci lavoro forte, lo faccio giocare è vero, e allora è una scommessa vera perché poi alla fine avrà campo, avrà tutto quello che serve. Certo, sicuramente bisogna come abbiamo detto aiutare le società perché se non arrivare in fondo diventa eh, davvero un enigma troppo grande eh, Lorenzo tu stai seguendo la Serie A e le vicende di Pesaro eh, in un campionato dove nell'ultimo turno c'è stato il primo rinvio per Covid eh, Cantù Treviso per i sei positivi della formazione Brianzola anche, anche in Serie A purtroppo eh, devono fare comunque il conto co con, con la situazione ho guardato anche Roma Pesaro, hai citato un giocatore tu di cui io sono follemente innamorato, da, dal suo esordio a Forlì quando io facevo vice allenatore a Casale. Con Massimo Galli poi. Eh, sì, e la coppia di americani era Tyler Kane e, e Jasmar Ferguson. Ah. E lì fu il suo, primo, il suo primo anno in Italia ed è un giocatore che per taglia quando arrivò eh, giocando da 5 trovò un sacco di. Eh, di critici, perché la taglia non era, non era così, <ride> Due metri, così grande poco più. esatto. E... Ma poi anno dopo anno ha fatto vedere tutto il suo valore e penso di non bestemmiare. Se diciamo che è sicuramente uno dei migliori pivot della 1 dalla 1 di quest'anno e mi ha fatto grande piacere vedere la solidità con cui ormai sta in campo un mio quasi compaesano che è Simone Zanotti. Perché è un, penso che sia un esempio, mh, Perché parliamo di un ragazzo che eh, fino a qualche anno fa ha fatto un girovagare delle minors spaventoso, peraltro senza grande eh, successo. Sì, era in via Porto Sant'Elpidio, il lui è partito sì. da lì. Sì, 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 giocando campionati in squadre di medio-bassa classifica e senza mai onestamente eccellere e a distanza di tre anni da Porto Sant'Elpidio parliamo di un giocatore che parte in quintetto e gioca 25 minuti si sì. eh, è un po' allontanato da al... canestro forse ma sì forse sì ma secondo me secondo me e eh, parlavate di giovani un minuto fa secondo me la verità è che si sta un po' spostando il momento di maturazione di questi ragazzi soprattutto se parliamo di, di lunghi e, e, e penso che un giocatore come, come Zanotti sia un po' un inno al, al non mollare, al, al continuare a, a crederci, poi è chiaro come al solito nella vita ci vuole un po' di fortuna, lui si è trovato forse nel contesto giusto per lui, pur le difficoltà di Pesaro soprattutto la scorsa stagione, alla fine è riuscito a trovare spazio, ma quest'anno stiamo parlando di un giocatore, di un giocatore importante, ecco, penso che sia... Un bel, un bel segnale anche per quei giocatori italiani medio giovani che magari quest'anno stanno giocando ancora in Serie B a risultati alterni, ma che possano prendere forse un po' di, un po di forza dalla storia di questo ragazzo. Il livello della Serie A di quest'anno, a molte dette lavori, sembra addirittura superiore a quello dell'anno scorso. Eh, secondo te in generale i campionati sono un po' più poveri, avete comunque fatto delle rinunce anche economiche? Ma senti, io non credo che... È sempre difficile parlare di livello del campionato un po' più alto, un po' più basso rispetto all'anno prima, no? Questo è, eh, questo è normale. Io penso che onestamente questa situazione economica abbia inciso relativamente quest'anno sulle costruzioni delle squadre. Non sempre ha ragione, perché io ho la sensazione che diversi club abbiano messo a budget una bella fetta di incassi che probabilmente non, non arriveranno mm -hmm. e questo secondo me è il serio rischio eh, di tante squadre sui tre sui primi tre campionati nazionali quindi io se il livello è più alto o più basso eh, non lo so certo che anche da anche a guardarla da, dal pc il clima è surreale il clima è surreale e, e penso che Fino a che non avremo dentro queste arene, speriamo il prima possibile, eh, almeno un po' di spettatori, vedremo un campionato davvero particolare dove Cremona magari la prima partita prende 50 punti e poi va a vincere ah, sì. a casa della Virtus Bologna. Quindi anche qui secondo me un po' di condizionamento sul campo c'è. E tu stai favorevole per partire a gennaio sì. o no? Senti, se parla l'allenatore passionale ti dice fermiamoci e riparliamone quando potremo esultare o arrabbiarci con la gente dalla tribuna, se parlo da detto ai lavori, dobbiamo, dobbiamo fare di tutto, anche un tampone ogni tre giorni, eh, rinunciare a dei... A parte dei nostri compensi, se è il caso, ma dobbiamo giocare perché la gente non vede pallacanestro dal lontano 6 di marzo. Eh, se facciamo altri mesi senza pallacanestro si creerà per forza un disinnamoramento. Non parliamo dei, degli aficionados, non parliamo dei super appassionati, ma la gente che la domenica sceglieva se venire a vedere la pallacanestro o andare al cinema o andare a vedere la pallavolo. Se non gli dai almeno un pezzo di prodotto pallacanestro, inevitabilmente al cinema non ci può andare. Eh, ma si guarderà un film in televisione <ride> eh, o, sì. o guarderà un campionato che nel frattempo staranno sì. giocando. Sì, sì, no, molto interessante questa disamina. Non, non ci avevo pensato. Bene, veniamo ora ai quadri delle partite del weekend. Si gioca innanzitutto in Serie A, c'è cioè la sesta giornata di andata. Oggi Germani Brescia contro Virtus Roma, mentre Acqua San Bernardo Cantù Aliens Trieste prevista inizialmente per oggi, sarà posticipata appunto per i campionati di coronavirus domani Carpegna prosciutto basket pesaro vanoli Cremona alle ore 12. Umana Rayer Venezia Virtus Gaffredo Bologna e ancora a X Armani Exchange Milano Dolomiti Energia Trentino. Una hotel Sareggio Emilia contro De Longhi Treviso. Banco di Sardegna Sassari Open Giometis Varese e Epic Casa Brindisi Fortitudo Lavoro più Bologna. Andrea, pesaro non vince in casa da 19 mesi, adesso ha due turni consecutivi. da sfruttare... Ai tifosi, però, insomma, bisogna assolutamente tornare a vincere in casa. Assolutamente sì. Partite surreali, effettivamente, io ho visto quella che ha Trento-Cremona eh, e non dà senso di una partita regolare, nel senso è regolare, è tutto regolare, ma l'assenza del pubblico mh, cambia completamente l'atteggiamento dei ragazzi che giocano e anche quella degli arbitri, perché sono completamente più sereni, non hanno assolutamente la pressione della decisione, in Italia poi capirai la decisione arbitrale è molto importante, la, la risentiamo come non mai, e invece gli arbitri stanno arbitrando con totale serenità, malgrado vedo una montagna di neopromossi, ne vedo tantissimi, Qualcuno fa ancora fatica anche a prendere il ritmo della Serie 1, per cui il fischio è molto importante, deve essere preciso, spietato, chiaro, regolare, no? eccetera, eccetera. Quindi la partita è così. Cremona è una squadra particolarissima, contro Trento ha fatto una partita così il primo tempo, poi ne ha fatta così un'altra nel secondo tempo. Ha sem è sembrata proprio una squadra che si è sciolta con Trento che ha sentito l'odore del sangue nel secondo tempo, l'ha zannata, l'ha recuperata, sono andati ai supplementari, non sono riusciti a chiuderla e l'ha portata a casa Trento. Quindi è una squadra che comunque sia dimostra di avere sul perimetro grandissima qualità, punto. Dopodiché fa fatica in tutti gli altri reparti perché è una squadra costruita ovviamente come doveva essere costruita, manca una piccola parte secondo me nel gioco e quindi è quelle squadre che non è detto che se funzioni sempre riesci a vincerci anche in casa, devi stare molto attento. Altrimenti è una squadra che può essere anche prevedibile e quindi è una squadra che diventa semplice, perché poi non farla giocare sul perimetro significa eh, non metterla in condizione. Questo non significa che è una cattiva squadra e che è stata costruita male, anzi, è un'ottima squadra, è una buona squadra per la Serie 1, quindi questo è quello che giocherà contro Pesaro, secondo me. Tra una settimana scende la Vitrifrigo Arena Varese, appunto, ma domani c'è questa Cremona che ha quattro punti in classifica proprio come eh, la VL, e eh, che è stata una di quelle in dubbio fino all'ultimo: se iscriversi al campionato, con Roma eh, in trasferta ha vinto in casa della Virtus Bologna. Ti sta un po' sorprendendo? Ma appunto i risultati sono particolarmente, eh, non dico normali, ma vincere fuori casa quest'anno come non mai sta succedendo. E quindi c'è un motivo, il fattore pubblico. Cremona che non doveva iscriversi, si è iscritta e ha fatto due risultati importanti fuori casa, dimostrano appunto che la situazione è, non dico facile vincere fuori casa, ma il fattore campo non c'è, non esiste quasi. Uh -huh. Veniamo alla serie B dove c'è la Supercoppa. Soltanto una partita questo weekend: Civitanova-Teramo. Eh, domani, anzi, la seconda partita ancora una sfida Imola per le finalette, Quindi siamo già avanti. Eh, mentre eh, è stata rimandata Sutor-Senigallia eh, eh, perché appunto ci sono due positivi in casa Montegranaro. Si giocherà mercoledì prossimo. Lo stesso vale Lorenzo per voi contro Firenze. Che partita ti aspetti? Ma guarda, mi aspetto una partita per noi in ottica qualificazione, dobbiamo, dobbiamo assolutamente vincere, e poi ripeto, lasciando al risultato per il momento il tempo che trova, eh, mi aspetto una partita difficile, una squadra particolare, una squadra con grande identità, tanti fiorentini al loro, al loro interno. Eh, guarda, il nostro, il nostro obiettivo fondamentalmente... è essere un pochino più puliti in determinate cose tecniche di quello che siamo stati non più tardi dell'altra sera eh, e questo è l'obiettivo che ci prefiggiamo. Poi è chiaro che dire, eh, una qualificazione in questo momento ci farebbe piacere non tanto dal punto di vista del risultato ma po per poter fare un'altra amichevole con gli arbitri, con le divise, con i falli, ecco una cosa un po' più eh, normale anche perché eh, ripeto, noi l'ultima partita ufficiale 6 marzo è, è molto... Molto lontana nel tempo. Che indicazioni sta dando questa Supercoppa che ha una formula diversa ma non troppo da quella della Serie A? Ma guarda, che indicazioni sta dando? Eh, vorrei che ne desse. Eh, invece, come vedi, noi mercoledì giochiamo l'ultimo turno e ancora mh, sabato o la domenica sta già giocando l'ottavo di eh finale. Sì, eh sì. E secondo me è poco indicativa perché anche in termini di quando siamo partiti c'è stata enorme eh, differenza così come parlando di sentivo Andrea parlare di, di Cremona che, che non ha questa stabilità e Cremona è partita due, tre settimane dopo alcune mi ricordo il raduno di Sassari il 22 luglio se non sbaglio Cremona è molto dopo noi stessi siamo partiti il 15 settembre con squadre che sono partite il 17 agosto e per cui in questo momento secondo me indicazioni sul campionato non ne dà indicazioni sul campionato non ne dà può cominciare a dare delle indicazioni di valori delle squadre e secondo me io sono fissato su questa cosa anche su mh, quanto le squadre sono emotivamente più o meno solide perché in questo momento giocare con tutto quello che, di cui abbiamo già parlato, eh, giocare, vincere, essere tosti è sicuramente sinonimo di solidità. Oggi è previsto il rinnovo delle cariche in LNP con Altero Lardinelli candidato consigliere appunto per il terzo campionato e Andrea come sono le tue domeniche senza basket? Tu eh, lo scorso weekend eh, hai tenuto un corso per allenatore di base con Gabriele Ruini. Sì, eh, purtroppo sospeso perché come tutte le cose ma era partito il corso allenatore di base nella regione e niente, oltre, oltre a quello faccio tanta campagna e mm. camminate sui monti del San Vicino. È sempre sport anche quello. Dai. Sì sì assolutamente eh. anzi invito tutti in questo periodo che ci sono dei colori meravigliosi ad andare sui sentieri del San Vicino. Bene è davvero tutto per questa puntata di Big Basket io ringrazio infinitamente l'head coach dell'aristoprofa Fabriano, Lorenzo Panza. Grazie Camilla grazie a voi Un gigantesco in bocca al lupo per la stagione incrociamo grazie. le dita. <ride> grazie <ride> Grazie per il prezioso contributo ad Andrea Pecchia Grazie Camilla grazie a voi in bocca al lupo Lorenzo Grazie Grazie mille a tutti voi, ci vediamo sabato prossimo.